Sono in Spagna. Sono venuto diverse volte in questo paese. Ho conosciuto i suoi paesaggi, le sue grandi città e la sua gente. Una straordinaria terra ricca di cultura che nel corso dei secoli è riuscita a influenzare l'intero pianeta. A proposito di cultura, questa volta voglio parlarvi di un lato oscuro che si cela dietro a tradizioni ancora molto popolari nell'entroterra spagnolo. Si tratta di qualcosa che scoprì diversi anni fa quando per la prima volta mi raccontarono di Giulia, una galga proveniente da queste zone e che oggi è stata adottata e vive felicemente con la sua nuova famiglia in Italia. È ora di parlarvi del genocidio che avviene ogni anno di oltre 50.000 esemplari di galgos. Nessuna razza di cane al mondo subisce un simile trattamento. Ma chi sono i galgos? Tradotto in italiano è il levriero, una razza di cane usata fin dall'antichità per la caccia, mentre oggi è per lo più conosciuta perché usata nelle competizioni nazionali di corsa più seguite dagli spagnoli. Una forza della natura perfettamente studiata per la velocità, un muso appuntito, un torace molto voluminoso che le consente una capacità respiratoria unica, gambe lunghe e muscolose, caratteristiche che rendono la sua struttura fisica aerodinamica, portandola al primo posto come razza canina più veloce sulla Terra. Sono partito da Milano con destinazione Madrid. Ho affittato una macchina e mi sono diretto verso nord-ovest, destinazione Medina del Campo, un comune di circa 20.000 abitanti nella comunità autonoma di Castiglia y León. Avendo il pomeriggio libero, visito la città e conosco una famiglia proprietaria di una plaza de toros. Dopo aver chiacchierato sulle corride, sport molto seguito e amato in queste zone, mi avvisano che a pochi chilometri da qui liberano tre tori in mezzo alla folla. Mi son detto perché non documentarlo. Ebbene sì, tutto come immaginavo. Guardate come per pochi centimetri questo toro non incorna il ragazzo. La buona notizia è che dal 2015 in queste zone della Spagna è vietato fare del male e uccidere i tori. Torniamo noi, sveglia presto. Oggi c'è la finale di Galgos in Campo, Coppa del Rey 2022, una delle più importanti gare di caccia di tutta la Spagna e si celebra ogni gennaio. Sono arrivato a Nava del Rey, a pochi chilometri da Medina del Campo. Essendo la finale, gareggiano due galgos finalisti di 400 partecipanti. La gente li festeggia, ma loro rimangono timidi, schivi, riservati, proprio come il loro carattere. Tanta gente si avvicina a loro per una foto, un abbraccio e vengono riempiti di complimenti da bambini, adulti e anziani. Noto che intere generazioni sono davvero appassionate a questo sport. Mi perdo tra il pubblico e cerco qualcuno con cui parlare, ma nessuno sembra così amichevole. Noto cappotti con stemmi di squadre che probabilmente hanno già gareggiato e allevatori di galgos vengono chiamati galgueros. Ci troviamo sulla punta di una collina da dove si estende un enorme campo dove vedremo gareggiare i finalisti. Vi faccio vedere la gara trasmessa dalla TV spagnola. Ero stato avvisato, vederli correre è una delle cose più belle al mondo e guardandoli ho capito del perché vengono chiamati i figli del vento. Funziona che vince chi riesce a prendere per primo la lepre. Tante volte cadono e più delle volte vince la lepre. A fine gara il cane vincitore viene osannato da tutti. Vi ricordate che prima vi dicevo che sono cani tranquilli, schivi e riservati di carattere? Guardate, pensate come il vostro grande dono possa diventare la vostra più grande maledizione. Esagero. Prima che la gara iniziasse sono riuscito a parlare con un ex galghero che ovviamente è voluto rimanere in anonimato. No hay pena para quien abandona. Ahora, hacer eso era hace muchos años, ahora ya no. Eso ha cambiado. ¿Cómo el dueño se deshace de un perro cuando llamando, ya se envejece? Llamando al veterinario. ¿Y el veterinario qué hace? Les pone una inyección y luego les llevan para incinerarles. Y hay que pagar también por ello. Lapidati, impiccati, affogati, bruciati con la benzina, torturati, ogni anno in Spagna più di 50.000 levrieri vengono abbandonati, uccisi e gettati nei pozzi. Direte perché così tanti? I galgueros pensano che i cani raggiunti 3 anni di età non abbiano più la stessa forza per gareggiare, quindi diventano totalmente inutili. Così inutili che non valgono il costo di un proiettile o di una puntura, quindi si preferisce lasciarli morire abbandonati. L'ex galghero mi dice che ormai sono usanze vecchie, una mentalità ormai morta, che lo Stato legalizzato l'abbandono nei canini soprattutto per contrastare l'uccisione clandestina. Vero, ma se i galgos se non vengono adottati, verranno soppressi per forza. A proposito di mentalità ormai morta, mi faccio un giro per la città e mi fermo in un bar qualunque. Tienen que cortar el cuello. Estos que van en casa. Y el perro que no valga, al pozo. ¿Al pozo? Un garrotazo y al pozo. Solo van a llegar los buenos. Mejoras. Acá lo, sí, lo matan así, ¿no? Perro que no vale, traga atrás. Ok, hai visto in internet che lo rubano abbastanza, vero? Quando ci vai alla caccia.
pero el que tiene los cargos ya los tiene bien. Lo guardan bien. O sea, cuando van de caza y soltan, a lo mejor te están mirando y en un descuido te quitan el perro. Un búnker. A propósito de búnker. Los animales que pueden llegar a costar hasta 50.000 euros. Para evitar su robo, los propietarios han decidido protegerlos guardándolos en búnkers. Perreras subterráneas con puertas blindadas. Ana Domingo, tú estás en una de ellas. Excavado a 3 metros bajo el nivel del suelo y con unos 9 metros. Estas son las dimensiones de este búnker en el que nos encontramos y que no podemos desvelar su ubicación exacta por motivos de seguridad. Y es que estos perros son muy valiosos, están preparados para competir y su precio oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros. Pero si hablamos de animales que ya han demostrado su velocidad, entonces llegamos a los 50.000. Por eso la mayoría de los criadores de galgos tienen búnkers similares a este para proteger a sus animales de los robos. Esiste un altro mondo terribile che si cela dietro ai cani rubati, il giro delle corse clandestine, altro business che genera centinaia di migliaia di euro, dove nessuno sa dove vanno a finire una volta che non sono più utili. Se fosse come dice Let's Galghero, perché ancora oggi arrivano in canile i cani ridotti in questo modo, così impauriti dall'essere umano che alla sola vista tremano come foglie? Perché ancora oggi arrivano pieni di cicatrici, ferite e tagli? Vi porto a vedere il canile di galgos abbandonati più grande della Spagna. Qui arrivano in media 3 galgos al giorno, soprattutto a fine gennaio, quando la stagione di caccia è finita. Qui i numeri non mentono, ho assistito a scene come questa troppe volte. Come puoi abbandonare un essere vivente che addirittura ti segue ancora dopo tanto dolore? Questa è stata la mia casa per alcuni giorni. Scooby è un rifugio per animali abbandonati e maltrattati, aperto da più di 30 anni, nel 1987, su iniziativa di diverse donne come risposta alla quantità di cani abbandonati nella zona. C'è un'infermeria, una sala chirurgica, uno spazio dedicato ai volontari dove ho dormito io. È veramente enorme. Un lavoro straordinario. La prima volta nel 2015 sono riusciti a fare in modo che il numero dei cani dati in adozione superasse quello che entrava in rifugio. Lei è Nieves, una delle manager di Scooby, una donna straordinaria, una grande lavoratrice che oggi dedica la sua vita a questa causa. Llegan por distintas vías. Todos vienen de abandonos. Cuando los dueños, los galgueros, ya no quieren correr con ellos o no quieren cazar o no les sirven, nos los traen y nosotros se los cogemos. Otros vienen de abandonos, que los vamos encontrando y nos llegan pues animales sin chip, animales con el chip cortado, con el chip quitado, con orejas cortadas, por ejemplo, para que no se vean los tatuajes. Otros vienen de rescates de otras personas o asociaciones con las que colaboramos y no tienen capacidad, entonces se ponen en contacto con la junta directiva. Se trabaja con asociaciones con las que se lleva muchos años colaborando. Ellos hacen la selección de las familias y cuando ya tienen unas suficientes adopciones, se prepara un viaje y se envían. Così oggi non è che ci sia una vera e propria soluzione a questo genocidio. Sembra impossibile eliminare una tradizione così radicata e così ben voluta da chi la pratica. L'unica speranza è nelle nuove generazioni e nell'informare il più possibile e sensibilizzare su questo tema. Condividi questo video con i tuoi familiari, amici e conoscenti. È un tema che ancora oggi è sconosciuto a gran parte delle persone. Se vuoi donare a Scooby ti lascio i dati a fine video, se vuoi fare volontariato da loro è possibile. E se puoi adottare è ancora meglio. Esistono decine di associazioni italiane che possono aiutarvi a farlo. Chissà un giorno possiate vedere un figlio del vento scorrazzare in quel giardino che avete sempre visto vuoto. Y mucho menos con subvenciones estatales. Claro. O sea, mucho menos eso, con eso. Claro. O sea, que y luego que a los niños en los colegios se les fomente la caza o se les fomente el toreo, pues a mí me parece una vergüenza. Así de claro. Muchas gracias. Gracias a ti.